Bene, vediamo la differenza tra il Samsung Note 2 e il Samsung Mega come dimensioni, eh? Il Samsung Mega è veramente il più grande, secondo me, che si possa portare in tasca, perché comunque riesco a inserirlo all'interno della tasca, e la tengo nella tasca davanti, anteriore destra, come facevo del resto con il Note. La luminosità mi sembra di molto migliorata, soprattutto per quello che riguarda la lettura dei testi. Vediamo ad esempio un esempio su una notizia di un giornale, eccolo qua, vediamo un po', è davvero molto molto luminoso e migliorato il contrasto, si legge molto bene. Andiamo a paragonare con quella del Samsung Note, eccolo qua, che si legge comunque molto bene. Si può ingrandire, ma risulta un pochettino più sbiadito rispetto a anche qui chiaramente possiamo ingrandire come vogliamo, però è molto molto più piacevole la lettura. Poi se andiamo in orizzontale è uno schermo davvero mega mega galattico, migliorato proprio che salta fuori all'occhio tantissimo l'audio. E andiamo a vedere un po', tocca per continuare. La musica di un videogioco. Andiamo a vedere un attimino anche un video. Ok, andiamo qua nei video. Mettiamo uno di quelli che ho girato io con il Note. Bene, sono quasi in vetta alla montagna. La velocità di crociera è di solo 6,8 km orari. Molto molto buono il video. Vediamo per quello che riguarda i messaggi, andiamo a vedere la tastiera. Chiaramente è una tastiera che ti costringe un pochettino a utilizzare due mani, con una mano non ci si riesce davvero. Però una volta che usi due mani è una tastiera che è davvero molto grande, molto comoda, molto reattivo lo schermo. Quindi diciamo leggermente scomodo per chi se lo vuol portare dietro come telefono nei pantaloni. La telecamera è molto migliorata rispetto al Note 2, molto più sensibile alla notte e quindi sgrana molto meno. Bellissima telecamera, vediamo la differenza con il Note 2 che aveva il flash così laterale e qui il flash è sotto. Molto molto, molto molto belle le foto di questo Samsung Mega. È stato migliorato per quello che riguarda dal punto di vista della videocamera, e anche il registratore audio mi risulta, non so se sono migliorato il registratore o i filtri, migliorato. Per di più questo qua c'ha il 4G. E quindi quando ti trovi nelle zone di copertura 4G è veramente la differenza si vede. Quindi c'è il 4G, cosa che con il Note 2 4G ancora non, perlomeno non l'avevo visto. Può essere che l'hanno fatto, magari già messo in circolazione, ma non l'avevo mai visto. Niente, cosa dire? Io credo che più grande di questo non si possa, e una volta che c'hai un telefono di questo tipo si può magari anche fare a meno si può fare a meno di comprare l'iPad mini, sì, perché mio figlio prima preferiva l'iPad a rubarmi il telefono, adesso mannaggia a me preferisce chiedermi il telefono che io poi gli do. Riesci a chiedermi il telefono all'iPad, a lui gli sembra magari più adatto a lui come dimensioni, quindi preferisce il telefono all'iPad come gioco. Ci zoomo leggermente così li vediamo come dimensione, mettendoli in linea, ecco qua. Invece andando a vederli così è un pochettino più spesso, andandoli a vedere dentro. C'è una batteria davvero grande. Quello che colpisce è che qua praticamente contemporaneamente ci si mette sia la SIM e sopra ci si mette la memoria, quindi SIM e memoria. Il telefono sembra vuoto perché praticamente è proprio leggerissimo rispetto alle dimensioni. Uno si aspetta una cosa di più pesante, in realtà
Rispetto alle dimensioni sembra addirittura più leggero, anche se in realtà è più pesante degli altri, però è più sparso il peso. Se noi andiamo a vedere qua dentro, invece, ecco, c'era un alloggiamento per la SIM e un alloggiamento per la micro SIM. Invece qua l'hanno messo tutte e due nello stesso punto. Un materiale di copertura è più o meno simile. Ok, quello che manca, abbiamo detto, la penna, qui c'è la penna perché è proprio il note che gli dà il nome, mentre qua,